Bene, io sono Andrea Delotto, sono un maestro elementare della scuola pubblica italiana, vivo a Barcellona da più di 4 anni con mia moglie e i miei figli. 2 anni fa organizzammo insieme a tanti altri italiani una nave dei diritti, lo sbarco che partì da Barcellona con 400 italiani per ricordare la centralità dei diritti della nostra terra, ma in Europa, nel nostro pianeta. I 5 cardini di questa iniziativa erano il diritto all'istruzione, il diritto alla sanità, il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto di cittadinanza, pensando soprattutto agli immigrati. Grazie al cielo questi temi hanno continuato a vivere, sono stati ripresi anche in questa piazza e oggi, in questo maggio del 2011, vogliamo fare un esperimento davanti a voi proprio da qua. L'esperimento consiste in questo: io prenderò questo pezzo di carta e davanti a voi bruceremo questo pezzo di carta e vedremo cosa succede. Bene, questo è un pezzo di carta che brucia. Bene, un pezzo di carta bianca. Voilà. Bene, abbiamo perso un pezzo di carta, abbiamo forse un pochino più di anidride carbonica sul nostro pianeta, però sostanzialmente io direi che l'economia reale di questo pianeta è assolutamente identica, ovvero c'è lo stesso numero di magliette, di penne, di quaderni, di panchine, di occhiali, di cappelli, di zaini, di case, di alberi, è rimasta immutata. Ora bene, proviamo a fare un altro passaggio, che è prendere un altro pezzo di carta, che è questo, un biglietto, posso garantire che qui direbbero che è vero, non so cosa significa questo aggettivo, però è vero. E questo biglietto proviamo a bruciare anche questo. Finalmente ce l'abbiamo fatta. E questo pezzo di carta ci sta salutando. Bene, è un pezzo di carta che abbiamo in meno anche qui su questo pianeta. Abbiamo forse un pochino più di anidride carbonica, però sostanzialmente l'economia reale di questo pianeta è rimasta identica, ovvero c'è lo stesso numero di magliette, di quaderni, di penne, di biro, di cappelli, di occhiali, di borse, di zaini, di case, è assolutamente identica. Eppure un gesto di questo genere può provocare scandalo. Forse però dovrebbe scandalizzare ben di più il fatto che esattamente un anno fa, in questa stessa piazza Catalunya, questa piazza, centinaia di poliziotti fecero irruzione in mezzo a una campada assolutamente pacifica, entrarono con più di 20 camion e caricarono e presero nella spazzatura centinaia e centinaia di nostre cose, di nostri oggetti, di nostri beni, con i quali potevamo essere più o meno affezionati, carichi dei nostri simboli, erano striscioni, erano computer, erano sedie, erano sacchi a pelo, erano tende, era materiale, erano libri, era tutto questo e venne buttato nella spazzatura. Lì sì, ci fu una grossissima perdita per questo pianeta, lì sì, vennero buttate via delle cose reali e l'economia perse. Grazie al cielo sono venute fuori in qualche modo lo stesso comunque le nostre idee, grazie al cielo, però quel fatto di un anno dovremmo ricordarcelo bene, perché a noi ha scandalizzato molto e dovrebbe scandalizzare ben di più del bruciare un biglietto da 10 euro. Come dovrebbe scandalizzare molto di più il fatto che ci siano in questo paese 5-6 milioni di appartamenti vuoti con della gente che è senza casa e che rischia ogni giorno di perderla. Come dovrebbe indignare il fatto che ci siano ospedali che vengono chiuse e banche che vengono salvate. Come dovrebbe indignare che ci offrano invece treni ad alta velocità, che ci offrano porticcioli turistici, che ci offrano banche, quando invece la sanità e l'istruzione viene lasciata in malora. Allora io credo che dobbiamo continuare a ripeterle e gridarle forte le nostre cose, perché in questo pianeta c'è bisogno di giustizia e al di là della maratona per la pobreza che possono fare questa domenica in Spagna, in Catalunya con TV3, bene, io credo che noi un anno fa facemmo una maratona contro l'ingiustizia per un mese e quello che ricevemmo fu polizia, fu una botta alle quali resistemmo con grande dignità e grande pacifismo e di fronte alle quali furono buttate via 20 e passa camion della spazzatura con tutte le nostre cose. Bene, noi ripetiamo ancora una volta, forse come diceva Brecht anche, che se un assalto a una banca è ben meno cosa rispetto al fondare una banca, forse Brecht non sapeva che c'era qualcosa di peggio ancora del fondare una banca, che era quello di salvare una banca. Bene, continuiamo a gridare le nostre ragioni in piazza, nelle strade e ovunque. Grazie a tutti, un abbraccio.